Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi nuovo video, ma prima di cominciare, sigla. Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, questa è la palette che vi dicevo e che avete visto senz'altro il make-up su Instagram, che ve lo lascio da qualche parte, che sono sempre Fortuna Fashion Makeup. Comunque vi lascio giù nell'info box anche il link ovviamente di Instagram. Allora, questi sono gli ombretti. Questa è la palette interna. C'è lo specchio e questi sono i colori. Eccoli qua. Allora, oggi andrò a rifare il make-up che appunto avete visto su Instagram. Per prima cosa, ho già messo il mio primer e come primo colore vado con 1991, che è un color naturale, chiarissimo, per andare appunto a uniformare tutta la palpebra. Sfumatura, vado a prendere il mio primo colore da posizionare come colore da transizione e vado con October, eccolo qui, questo qui, e lo vado a fare la mia prima sfumatura. Colore secondario da transizione sempre vado a prendere Vampire, che è questo qui, e lo vado sempre a posizionare nella piega dell'occhio, quindi vado a unire i due colori. Pulito questo fatto per l'ombretto, vado a prendere Maldives, che è questo bellissimo blu qui, e lo vado a posizionare ovviamente sulla mia palpebra mobile. Poi, sempre col pennello da sfumatura, vado a prendere Clumsy, questo qui, per andare ad intensificare nella piega dell'occhio. Vado a prendere Marshmallow, che sarebbe un illuminante, questo qui, che è bellissimo. Vado a posizionare sia all'angolo occhio che sotto l'arcata sopraccigliare. Cosa non è questo illuminante? Ditemi voi. Poi
occhi, fatto questa palette che vi avevo proposto su Instagram, è terminato. Vado a sistemare il resto del viso e torno a parlarvi appunto di questa palette e di cosa ne penso. Eccomi di ritorno, ho finito di fare appunto tutto il make-up al viso e alle labbra. Se ve lo state chiedendo cosa sto indossando, ve lo dico subito, è che è una combo dell'ultima collezione di Kiko. Dovrebbe chiamarsi Dark Treasure, questa combo qui. Che praticamente me l'ha fatta scoprire la mia amica Michela. Un bacio, tesoro. Vi faccio vedere appunto matita e rossetto liquido, che è nella numerazione 02, che è appunto uno degli acquisti fatti un po' più recentemente, che è questo colore qui ed è quella che ho appunto, ed è questo qui. Faccio vedere anche il rossetto, sempre del numero 02. Eccolo qui, bellissimo. Eccola qua. Bella, bella, bella. Ma passiamo alla palette, che è quella più importante. La palette appunto è questa qui, è Kiss Su, penso che si dica. Allora, per prima cosa devo dire che sono di colori molto belli, scriventi, pigmentati. Si riesce appunto a sfumarli bene, sono dei colori veramente spettacolari. L'illuminante è qualcosa di pazzesco, secondo me. È davvero una bellissima palette. Poi una palette low cost, intorno agli 8 euro dovrebbe stare, se non voglio proprio esagerare, 10 euro, 10-11 euro. E comunque li vale tutti, perché comunque, come avete potuto vedere anche dal trucco occhi che vi ho realizzato, sono facili da sfumare, sono molto pigmentati, colore pieno, insomma, questa palette è da avere, veramente da avere. Ragazze, io spero di esservi stata di aiuto, spero che questa recensione per quanto riguarda questa palette della Makeup Revolution, io l'ho acquistata sul sito Beauty Revolution, che vi metto comunque giù nell'info box, quindi aprite tutte le quindi aprite le info e ovviamente troverete il link diretto al sito e tutti i miei social. E con questo è tutto, ragazze. Io spero di esservi stata di aiuto, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete intenzione di acquistarla, fatemi sapere cosa ne pensate di questo make-up che ho realizzato. Vi mando un bacio grande e noi, se volete, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao!